Che le sorti dell'ospedale Cosme Damiano di Pescia smuovano le coscienze dei cittadini, lo si vede anche da questi incontri, in questo caso organizzato dal comitato Rinascere Val di Nievole, movimento di cittadini nato per la difesa del nosocomio pesciatino a fronte di un lento degrado subito nel corso degli ultimi anni. L'appuntamento lanciato dai rappresentanti del comitato è stato accolto da decine di persone, forse centinaia, che hanno gremito gli spazi della Casa Simonetti, l'ex Cinema Vox di Piazza Mazzini. Una tappa del percorso in cui Claudio Giuntoli, promotore del movimento per l'ospedale, e altri componenti del comitato hanno illustrato le varie tappe che saranno seguite per arrivare poi alla prima vera manifestazione pubblica finale, in programma il prossimo 20 aprile. Abbiamo prodotto un documento che parla della situazione attuale dell'ospedale della Val di Nievole con riferimento poi a quello che sarebbe l'ottimizzazione secondo il nostro punto di vista, anche dal punto di vista tecnico. I punti fondamentali di questo documento quali sono? Noi siamo andati a toccare un po' quello che in questi ultimi anni è stato depotenziato e addirittura tolto, quindi maternità, pediatria, un pronto soccorso più efficiente, un'emodinamica e una cardiologia che risponda un po' a quello che era 30 anni fa, 25 anni fa. Insomma, diciamo i servizi, quelli più inerenti a un'emergenza come quella che è legata a un pronto soccorso efficiente. Questa è la seconda assemblea pubblica organizzata dal comitato. Se nella prima i grandi assenti erano stati gli amministratori locali, mercoledì scorso si sono visti i consiglieri regionali, sindaci e candidati sindaci di tutta la Val di Nievole. Noi abbiamo non solo mandato un invito scritto, ma io personalmente ho contattato tutti i sindaci della Val di Nievole e i nostri quattro consiglieri regionali per il territorio della nostra provincia. In supporto di questo noi stiamo organizzando un grosso evento, una grossa manifestazione per il 20 aprile di sabato, una manifestazione che avrà un nome ben particolare, stringiamoci intorno al nostro ospedale. Sarà un qualcosa di diverso, un girotondo intorno all'ospedale che dovrebbe chiudersi e portare a Pescia tanta gente da tutta la Val di Nievole, perché questo è un segnale che deve essere forte.